Oh, buonasera ragazzi, benvenuti alla Botteguccia dei Sigilli per la terza puntata relativa al hitlerismo esoterico. Io sono il Teo Crackapar, vi do il benvenuto e questa sera cercheremo di fare un cerchio vero e proprio, come cerchio era l'organizzazione di alcune società, diciamo, durante la Seconda Guerra Mondiale. Un cerchio attorno a tutta quella che è la nostra ascendenza, cioè cercheremo di dare un punto d'origine a quelle che sono le religioni, le razze, tutto quello che è praticamente quelli che sono i costumi occidentali, da dove provengono. Vedremo eventualmente come sono stati corrotti e modificati e manipolati in termini politici, sociali, evidentemente anche bellici, ma soprattutto spirituali, da qualcuno che è il servitore del Demiurgo. Ne abbiamo già parlato, quindi di Geova, di colui che ha introdotto lo spazio, tempo, la materialità all'interno della nostra realtà, che prima di quello che gli scienziati chiamano il Big Bang era fondamentalmente l'iperborea, totale, senza movimento, la landa del puro spirito. E secondo me troveremo anche la maniera di dare una spiegazione a tante di quelle leggende, di quelle storie che si raccontano anche in relazione a extraterrestri, a un sacco di diciamo presenze sul nostro pianeta, che in realtà, dal punto di vista della visione di Miguel Serrano, il filosofo su cui sto imbastendo praticamente questa serie di puntate, sono, secondo me, ampiamente spiegabili. Quindi vedremo come in questa puntata parleremo di simboli, di avvenimenti simbolici, di personaggi mitici che occorrono qua e là, no? In leggende orali e scritte, comuni alle più vaste comunità umane. Riusciremo a capire anche appunto qualche riferimento relativo a quello che viene considerato alieno, piuttosto che i giganti, piuttosto che qualcuno li chiama Nephilim, insomma, e stiamo parlando in realtà sempre della stessa cosa, cioè della lotta fra la ricerca del ritorno da parte nostra come forme spirituali al mondo spirituale di Iperborea, di Thule, e l'archetipo invece materialista del Signore delle Tenebre, ovvero Geova, con i suoi schiavi, diciamo, eletti, che ancora oggi lavorano per sfamarlo e per mantenere il controllo della realtà, fin tanto che questo periodo di oscurità non finisca, il Kali Yuga, fino alla fine di un eventuale liberatore, che servirà per chi ha seguito il cordone dorato, cioè per chi ha ricercato o non si è dimenticato quella che è la nostra memoria, che è sia memoria spirituale che memoria del sangue. Vedremo chiaramente come molta gente al mondo possa considerare questo tipo di contenuti, aggredire addirittura, e considerare, insomma, che Serrano e una serie di altri filosofi e spiritualisti possano essere etichettabili come razzisti, antisemiti. Tra l'altro, questa generalizzazione serve a difendere dall'interno i sionisti, razzisti stessi, sionisti cannibali, dalla totalità della popolazione semita, che invece non la pensa come loro. Ma alla fine dovremo vedere una cosa, cioè come si sta svolgendo la realtà attorno a noi, perché questo è il punto fondamentale. Cioè, dalla politica alla religione, alla guerra, alla distruzione delle etnie, l'ibridazione con l'obiettivo di distruggere le identità occidentali, le nostre parentele indo-ariane originali, le uniche che possono effettivamente recuperare l'ingresso al mondo dello spirito, cioè fondamentalmente potrebbero anche dirci: state parlando di testi finti, di strani contenuti, di storie, leggende non dimostrabili. Ma la realtà che state creando voi, signori, quei signori lì di cui stiamo parlando, la state facendo davanti ai nostri occhi e sotto gli occhi di tutti, e quindi da questo punto di vista dobbiamo essere, come dire, sherlockiani. Cioè dobbiamo guardare la realtà come si svolge, non dobbiamo guardare quello che viene considerato come un eventuale testo o una leggenda possibilmente falsificata. Allora, Adolf Hitler, evidentemente il capo del nazionalsocialismo, disse
in maniera molto chiara, chi vede nel nostro movimento soltanto un partito politico non ha capito un bel niente. È molto di più, è la volontà di creare, o meglio ricreare, il superuomo. Ricrearlo perché? Perché il superuomo, questo è il punto numero uno di questa nostra, diciamo, puntata, non è stato un umano in evoluzione biologica nel futuro, come anche si pensa o si è interpretato, insomma, quello che ha scritto Nietzsche. Il superuomo, ovvero il Divya, gli dèi, esistono nel passato e si sono persi. Non c'è stata un'evoluzione, ma un'involuzione quando il tempo senza tempo e lo spazio senza spazio è diventata materia. Per conoscere la cosmogonia intera, per conoscere questo universo, queste spiegazioni spirituali del cosiddetto hitlerismo esoterico, ovviamente bisogna incominciare a riassumere dicendo che all'inizio, milioni di anni fa, il Divya praticamente apparve su questo pianeta dove per poter lavorare dovette materializzarsi per poter combattere le schiere del demiurgo che aveva fatto precipitare l'universo da puro spirito in materia e ha dovuto rivestire la propria forma sottile di questa materia più densa. Ok? Teoricamente, poi, dopo un po' di tempo, avrebbe dovuto disincarnarsi di nuovo. Il problema è che questa capacità di disincarnarsi, e qua vediamo i primi riferimenti anche con angeli, demoni, cadute, eccetera. La perse nel momento in cui rimase prigioniero della materia terrestre, fondamentalmente per due motivi. L'aver fatto fisicamente l'amore, di essersi innamorato con le donne, degli esseri umani, i suoi figli, la prima praticamente generazione, della ibridazione su questo pianeta, e di non essere praticamente più riuscito a ripartire. In questo non vediamo semplicemente dei riferimenti ad angeli e demoni, ma vediamo anche, per esempio, dei riferimenti a quello, che ci racconta lo stimabilissimo, Biglino, per esempio. Ok, probabilmente qualcuno non ha subito questa sorte, qualcuno è riuscito a ripartire dopo essersi unito a una donna per riprodursi e dividersi da una costola, ok? Come dice la leggenda. È così che noi parliamo, utilizzando anche questo magnifico libro che è Il figlio del vedovo, parliamo di vedovanza praticamente degli dèi che hanno lasciato una propria parte, hanno ricreato l'uomo semplicemente con la propria parte materiale. Non è un libro, per quanto piccolo, semplice, però è un libro che ovviamente consiglio perché ha avuto buona parte nella costruzione di questa puntata in particolare. Il problema è che noi, essendo figli della materialità decaduta, adesso siamo praticamente, viviamo l'ultima, la tragedia intima di quei figli di Dio, no? Che ci vengono raccontati anche nella Bibbia. E abbiamo la possibilità di ricercare il nostro cordone dorato e di tornare lì, oppure di rimanere praticamente schiavi della materia in cui Geova e i suoi servitori, i suoi schiavi, i sionisti, questi robot genetici, vengono descritti da Serrano, ci utilizzeranno come carne da macello, come carne da guerra, come carne da sperimentazione di tipo medico. Ci sono già dei riferimenti rispetto a quello che noi stiamo vivendo, ma è solamente l'inizio. Il nostro obiettivo per l'uomo decaduto, per noi, come figli dei Divya, e a loro volta i Divya erano praticamente i genitori dei Vira, ovvero di quelli che vengono chiamati nelle leggende anche extraterrestri, i Nephilim piuttosto che i giganti, eccetera. L'obiettivo è quello di andare a recuperare il nostro corpo astrale, ne abbiamo già parlato nelle puntate prima, attraverso per esempio un'iniziazione tantrica, cioè la necessità di andare a rifiutare la divisione fra maschio e femmina materiale per continuare a fare figli, per continuare a fornire letteralmente degli animali da macello, ragazzi, d'allevamento a questi personaggi, a questi sionisti, a questi servi di Geova che hanno bisogno sia di rifornirsi loro per poter fare guerra, arricchirsi, eccetera, sia di rifornire Geova, il demiurgo, il vero demonio, ok? Di carne e di spirito da poter consumare. Ovviamente siamo entrati immediatamente in un ambiente spirituale, ma del resto stiamo per parlare di religione. Stiamo parlando in realtà di una condizione in cui il cristianesimo non era quello papalino, quello corrotto, quello già inseminato dall'uomo
dalla materia sionista, ma era il cristianesimo esoterico, quello in cui, per intenderci, il Papa, quando parlava dal suo scranno, che cosa diceva? Si riferiva a se stesso utilizzando il noi. Noi il Papa, incarnando le due porzioni di mascolino e di femminino, vi ricordate che ho parlato di anima e di animus, ok? Le due parti praticamente descritte anche da Jung come le parti dell'inconscio, ok? Collettivo, che unendosi può tornare a essere l'uomo totale, l'androgino, il corpo astrale resuscitato. Quello di cui si parlava anche con Gesù Cristo, che lascia le sue spoglie, okay, resuscita e non viene riconosciuto dai suoi adepti e non si fa toccare perché lui è diventato che cosa? Un bodhisattva. È diventato qualcuno che è pura sostanza astrale, ma che si è fermato qua, a metà strada fra noi e il divino, per aiutarci, per indicarci, per dirci qual è la via. Ok? È chiaro che noi dobbiamo parlare di religioni, parleremo di cristianesimo originale e islamismo originale, così come sono stati corrotti. Considerate che a Natale, durante questa epoca che oramai si può chiamare tranquillamente un'epoca giudeo-cristiana, i cattolici celebrano praticamente la nascita di un bambino Dio che si chiama Gesù, ma che in realtà una volta era Christos con la K e che ha delle corrispondenze incredibili con il Krishna dall'altra parte, lo vedremo anche con delle corrispondenze proprio fattuali, oltre che di tradizione orale. Il problema è che tutto quello che è stato scritto all'interno della Bibbia, ragazzi, non può essere messo in crisi semplicemente dalle ricerche di qualcuno che può essere tacciato di essere di parte. Quindi qualcuno come me, per esempio, qualcuno come me in maniera, insomma, più modesta possibile, ma come Miguel Serrano, per esempio, come dei ricercatori, dei filosofi, degli spiritualisti, degli gnostici, i sufi nell'Islam che mantengono la conoscenza di quella vecchia religione esoterica che ha i legami con l'induismo, ma viene messo in crisi proprio, vedremo tra poco, dagli stessi sionisti, che hanno ritrovato, ricercato e fatto delle ricerche, evidentemente anche tramite la massoneria, che dimostrano fondamentalmente che la Bibbia, il Vecchio Testamento, cioè l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, i Vangeli, tutte queste cose qua, sono fondamentalmente delle costruzioni totalmente finte per poter mettere le mani sul potere spirituale globale, andando praticamente a inserirsi all'interno del vecchio corpus delle religioni, trasformarle in religioni massoniche, utilizzate per raccontare alla gente questa o quest'altra cazzata e mantenerli fondamentalmente, primo, in grado di farsi guerre per qualcosa che in realtà non è, perché la nostra origine è unica, è indo-ariana. Okay, salvo loro. La nostra origine viene da quelle zone lì, dal deserto dei Gobi, dall'induismo, ne abbiamo già parlato nelle vecchie puntate, ma stasera lo approfondiremo di più. Ma dopo aver preso praticamente il controllo delle religioni e dopo aver preso, grazie al senso di colpa introdotto da queste religioni, per esempio a chi prestava denaro a strozzo, per esempio, hanno preso anche il controllo, ovviamente, di quello che è il senso di colpa, andando per esempio a creare tutta una serie di prodotti della cosiddetta scienza psicologica che fra il freudiano da una parte, massone di origine ebraica, e lo Jung dall'altra parte, che parla invece di inconscio collettivo, come abbiamo già parlato, e di origine indo-ariana del nostro occidente in generale, c'è una bella differenza. Praticamente dopo 2 anni dall'aver imposto a tutto il mondo indo-ariano d'Occidente il più terribile senso di colpa per l'assassinio di un uomo Dio, okay, di Gesù Cristo, inventandosi queste baggianate nella Bibbia, e dopo che nel suo nome sono state distrutte praticamente le antiche culture, tutte le civiltà pagane, praticamente dall'India alle Ande, le radici principali, sono quegli stessi manipolatori che praticamente schiavizzano l'anima di quasi tutta la terra, annunciando che in realtà niente di tutto ciò è certo. Sono stati loro a ricercarlo, cioè che né Abramo né Mosè vissero veramente,
che Davide e Salomone non furono mai re, non ci fu alcuna schiavitù in Egitto, ancor meno c'è stato alcun passaggio nel Mar Rosso, ok? Né il crollo delle mura di Gerico. Vale a dire, tutto l'Antico Testamento è un'invenzione o una falsificazione. Non ci furono le 12 tribù di Israele che in qualche maniera dovrebbero presentare del diritto oggigiorno. Niente di tutto ciò. Giammai ci fu un impero né una patria giudea in Palestina, ok? Se però tutto questo Antico Testamento evidentemente è falso, è molto probabile che sia falso anche tutto il Nuovo Testamento o che perlomeno sia una sorta di manipolazione di alcune altre informazioni che arrivano dal mondo indoariano e che vedremo si fondono per creare le origini del cristianesimo esoterico e dell'islamismo sufi esoterico, che non sono le religioni praticamente inquisitorie, terrificanti che esistono oggi. Il problema è che queste cose qua, adesso qualcuno di voi mi avrà ascoltato, dice, tu dici che sono tutte falsità. Non lo dico io, ragazzi, non lo dico io. L'hanno detto loro, anche se sui giornali, sui mezzi di comunicazione, che sono praticamente tutti in mano loro, queste cose non le leggete. Adesso io vi vado a fare qualche esempio che voi potete, andare a ricercare. La sinagoga unificata dell'ebraismo conservatore degli Stati Uniti d'America, in un documento ufficiale del 1994, contesta le affermazioni dell'Antico Testamento. In particolare vi do i riferimenti. David Lieber dell'Università Ebraica di Los Angeles, in una pubblicazione chiamata L'Albero della Vita, basata sulle sue scoperte archeologiche, filologiche, antropologiche, cambia totalmente la versione della Bibbia, pagina per pagina, e fa conoscere 41 prove di rabbini accademici dagli Stati Uniti a Israele, al di sopra delle pergamene della Torah, che sono fondamentalmente una invenzione da fumetto per quelli che sono gli ebrei, diciamo, esoterici, cioè gli ebrei che hanno bisogno di un sapere che sia più facilmente utilizzabile come un fumetto, non per esempio il sapere di quella che è la Kabbalah, che invece è un sapere originario ebraico esoterico. Lo stesso Lee Levine, professore dell'Università Ebraica di Gerusalemme, dichiara che non esiste alcun documento egizio che si riferisca alla schiavitù dei giudei. Non esiste alcun tipo di documento. L'Esodo, che è stato trattato come un avvenimento importantissimo in termini di sviluppo della Bibbia, non esiste. Non esiste la conquista di Canaan, quindi non esistono le giustificazioni politiche e belliche di oggi. Non ci fu una Gerusalemme di Davide e di Salomone. E altra cosa che giustifica praticamente, che non giustifica le pretese belliche di oggi. Dall'altra parte, Robert Wexler, che è l'ex presidente dell'Università del Giudaismo di Los Angeles, autore di un libro trattato denominato Mitologie del Vicino Oriente, sostiene che il Genesi non nasce in Palestina ed è qualcosa di realistico in realtà, potendo avere in realtà probabilmente la sua origine in Mesopotamia, quella che oggi chiamiamo Iraq, e più che altro in quelle, e qua i parallelismi per chi lo studia lo vede, nell'epopea di Gilgamesh. Non esistette neanche Noè. A tutto questo fa riferimento, per esempio, il New York Times in un articolo di Michael Missing del 13 marzo del 2002. Allo stesso modo, un periodico del Canada nel 1988 pubblicò una cronaca di Eliezer Gren dell'Università Ben Gurion, okay, dichiarando che gli scavi realizzati in 80 siti di Gerusalemme, sotto dove oggi fanno la guerra e ammazzano gente sostenendo di essere i padroni, contraddicono le affermazioni della Bibbia. Il Der Spiegel in Germania, sempre alla fine degli anni 80, in tre pagine che sono apparse nel giugno del 1987, giunge alla conclusione che i libri di Mosè sono totalmente di fantascienza. Ok? Potremmo continuare dando nomi di autori e pubblicazioni sopra questo tema straordinario che tuttavia sembrerebbe essere totalmente passato inosservato dai media, da tutti noi, se non ci fosse praticamente un'elite di governanti che sostengono il potere nel mondo e che poi le schifezze le fanno. Ok? Ce le abbiamo davanti agli occhi. Praticamente per 2000 anni il mondo è stato tenuto a sognare, secondo questi argomenti e tanti altri. Si potrebbe pensare che le investigazioni scientifiche degli archeologi, degli antropologi del Medio Oriente
possono aver indotto i rabbini ad appoggiarli, ma in realtà l'enorme e gigantesco potere che ha questa gente, perché non avrebbe potuto metterli nella condizione di far sparire queste prove, come per esempio sostengono prove sul darwinismo o qualsiasi altra cazzata, okay, che ci viene propinata? Esiste, attenzione, esiste una grande fetta, questo è il problema più grosso per quanto riguarda i sionisti. Di ebrei non sionisti, non dittatoriali, non servi di quel dio demonio Geova, che essi stessi non appoggiano questo scempio intellettuale, storico, religioso, per scopi politici e spirituali. E infatti lo vediamo in maniera molto chiara oggi, no? Acchiappano le manganellate fondamentalmente, anche se sono apparentemente ortodossi, ma non sono schenazziti. Acchiappano le manganellate quando si oppongono, per esempio, alla leva obbligatoria. Ecco. Chi è questa gente però, ragazzi? Poi arriviamo pian piano alle religioni, però prima di tutto dobbiamo capire chi è qual è il germe, okay, che è andato a infilarsi in queste religioni che in Occidente hanno preso piede in termini esoterici e poi sono state praticamente corrotte. Chi sono questi sionisti di cui io sto parlando? Non sono animali esattamente come noi, sebbene, dice la Bibbia, quella che hanno scritto loro, possano essere Sheidim, cioè una mescolanza di animale e di uomo. Viene definito in realtà nel senso della discendenza dei divi, che essi non sono neppure un essere umano. Questo lo dicono tutti i racconti orali e letterari, dalla Bhagavad Gita, alle tavole sumere, fino alle tradizioni andine, e delle caste indo-ariane, cinesi e giapponesi, che a tutti gli effetti non li considerano come esseri umani. La loro discendenza, testimoniano tutti i racconti spirituali e storici, è direttamente dipendente da Geova, cioè quell'archetipo che all'inizio della storia dell'universo praticamente si è inserito nello spazio-tempo che non esisteva, creando in realtà lo spazio-tempo, facendo praticamente di Saturno, Cronos, il controllore del tempo, uno schiavo, e creando la vera e propria materialità per potersi praticamente nutrire della nostra discendenza. È chiaro che c'è molto di più di alcune stolide storielle di ricatto, prestito di denaro ad interesse, anche se ciò di per sé basterebbe a intagliarci uno spazio molto chiaro nella storia degli ultimi 700 anni, no? Con finanziamenti di qua e finanziamenti di là per fare una guerra di qua, una guerra di là, e guarda caso chi ci guadagna sono sempre gli stessi. Come figli di Geova, devono eseguire i suoi ordini se vogliono continuare a esistere, così dicono quelle che sono tutte le tradizioni indo-ariane e perfino le porzioni relative all'Antico Testamento. La descrizione di Geova, con il suo modo di fare, è abbastanza chiara, sia con i suoi servi che con i suoi servi primari, quelli che teoricamente sarebbero i Vira, ovvero gli angeli e i demoni. E anche qui rimandiamo a qualcosa che secondo me Biglino descrive molto bene, anche se intaglia in una maniera differente. Così sorge il popolo di Yahweh, il popolo di colui che ha fatto schiavo Saturno, Saturno, Satanas, Shabbat, Saturday, sabato, sabato, il giorno sacro, ok, di questa popolazione. Geova vive e si alimenta del sangue e della carne degli abitanti della terra. I suoi agenti lo descrivono nei miti biblici, quando Abramo è disposto a sacrificare, per esempio, un figlio per alimentare Geova, per esempio. Vanno confrontati i contenuti, ancora una volta, tutto ciò che sostiene Biglino. Mano a mano che il Kali Yuga si va avvicinando al suo finale, quel demonio tenebroso aumenta il suo appetito e ha bisogno urgentemente di un bacchetto di quelli grossi, ragazzi, perché in questi ultimi praticamente 80 anni si è alimentato solamente di piccole guerre, ok? In caso contrario rischia di sparire esattamente come il tempo, con la fine dei tempi, dopo aver fatto prigioniero Saturno. Abbiamo già fatto riferimento a chi è il Demiurgo, quindi questa sorta di anomalia. Non divistica, un'anomalia che si inserisce all'interno della mancanza di spazio-tempo per creare, okay, esattamente questa condizione. È da qui che noi dobbiamo vedere come la realtà e i fatti reali della vita in cui viviamo siano la nostra spada, la nostra direzione di analisi, non le teorie a priori.
Per esempio, vi faccio un esempio che fa anche il nostro amico Serrano. Potrebbero non essere assolutamente veri quei famosi protocolli degli anziani savi di Sion, che dovrebbero essere dei protocolli in cui vengono scritti e vengono considerati falsi ciò che praticamente i sionisti e gli ashkenaziti avrebbero programmato per il controllo totale del mondo in termini politici e sociali. Ok, potrebbero essere dei falsi. Va benissimo, non c'è problema. Però la realtà dei fatti, guardando scerlocomzianamente, cos'è? Che cosa stiamo vivendo? Se i fatti della realtà stanno esattamente producendo in termini politici, sociali, religiosi e bellici ciò di cui si parla in quei protocolli, che cosa dovremmo pensare? Vediamo però che per i sionisti si rende necessario creare una situazione mondiale insostenibile. Guardate come stanno andando le cose. La crisi economica è visibile, i rapporti relativi al petrolio del Medio Oriente, ma in generale la crisi economica è relativa a quella che è l'Europa. La distruzione, vi ricordate, delle Torri Gemelle ha consegnato agli Stati Uniti, vale a dire i proprietari, i finanziatori, i bancari e guerrafondai, e chi saranno mai proprietari al 78% del mondo, il dominio planetario, con il pretesto della lotta al terrorismo, che poi si è trasformata, che cosa? In malattie globali, ok? In super trionfo della cosiddetta medicina di sperimentazione, con dei barlumi di transumanesimo che si stanno presentando. Da ultimo ci sarà il crollo del mondo spirituale dell'Occidente, che si sta già verificando, che lascerà senza sostegno praticamente ideologico i dirigenti, guardate che cazzate dice il Papa oramai, e la massoneria che è servita come trade union. Ok, fra quelle che sono state le religioni modificate dal sionismo e la realtà vera in cui viviamo noi, in cui normalmente la gente va in chiesa e ci crede a queste cazzate. Ok? I rabbini sembrerebbero aver distrutto anche le proprie credenze, però hanno un eccezionale strumento di dominio e di pressione sul mondo che non lascia mai il mondo. E di che cosa si tratta, ragazzi? Accendo la sigarettina perché qui è importante. È ovvio, ragazzi, senza negare nulla e senza discutere nulla, io non voglio entrare in questa questione, però la religione dell'Olocausto, la cosiddetta vera religione dell'Olocausto, volete capire chi è che comanda? Guardate chi è che non potete mai criticare. In questo senso sono stati utilizzati tutti i più eminenti psicologi massoni, a partire da Freud, per sviluppare questo tipo di impulso inconscio all'interno dell'Occidente indoariano. Ok? Se il cristianesimo accusa i goyim di aver ucciso un dio, l'Olocausto incolpa di aver assassinato il popolo di Dio. Ok? Anteriormente si accusò gli egiziani, i romani, eccetera. Oggi li rimpiazzano gli europei, noi, tanto sottomessi come tutti gli altri, nel senso che fanno penitenza nei templi e musei dell'Olocausto. Questa nuova religione psicologica del senso di colpa totale, che verrà unita anche praticamente al senso di colpa psicosessuale, e lo vedremo. Queste persone, questi sionisti, in particolare gli Ashkenaziti, se non ottengono di produrre una terza guerra mondiale, e ci stiamo andando molto vicino, se falliscono la nuova religione, in realtà potrebbe servirgli. Vi ricordate quella puntata? Se non l'avete vista, guardatela, che io ho fatto sui passaggi delle comete. Gli potrebbero servire per mantenere conforto e coesione all'interno della propria gente, nonostante che il crescente disprezzo e l'occhio aperto di tanta gente incominci a farsi evidentemente. Insomma, presente veramente dalle Ande fino al Giappone, ok? Che in realtà in Giappone era sempre così stato, per vedere cosa succede entro la fine del Kali Yuga. Ma veniamo alle nostre religioni. Ragazzi, i cristiani chi sono? Come si è creato il vero cristianesimo con la K, cristianesimo esoterico? Cioè, già Paolo di Tarso, che è stato il corruttore principale, edizioni paoline, eccetera, la modifica del cristianesimo papalino, non conobbe Jesus di persona, evidentemente, ma neanche in termini di testi che a questo punto, sia suffragati da quelli che sono i contenuti indoariani, sia suffragate dalla stessa verifica di falsità che gli stessi sionisti hanno fatto sul materiale biblico. Ha dovuto mettere mano ad altre cose per costruire il cristianesimo che poi ha praticamente spopolato, okay, in Occidente. Ha dovuto porre mano al mitraismo per costruire il suo racconto cristiano.
una religione pagana che era piuttosto cara ai romani. L'archetipo del Christos non è altro che l'incarnazione di Horus e dell'Osiride egiziani, del Krishna indiano. Vediamo che cosa, vediamo come. Attraverso i diversi concetti e i diversi concili gestiti nei concetti, scusate, i diversi concetti gestiti nei concili vaticani, si va creando quella dogmatica che incorpora frammento qua, frammento là, frammento qua, frammento là, per costruire, grazie a questo miscuglio di origini, una religione che in realtà non era quella. Perché vediamo che origini reali può avere il cristianesimo vero, quello con la K, quello che è arrivato fino in Grecia, il cristianesimo che deriva dall'induismo. Allora, ragazzi, sentite un po' questa storiella. In India nasce un bambino predestinato, il suo nome è Krishna, ok? Christos, si potrebbe dire, ma chi lo sa, però intanto nasce Krishna. Allora, cos'è che succede? Che il tiranno Kansas viene avvertito che questo bambino metterà in pericolo il suo regno a causa della ricerca del ritorno all'astrale, ok? Della ricerca dell'anima, della ricerca del vuoto materiale. E allora comanda di uccidere tutti i bambini che sono nati quel giorno. La madre, avvertita per tempo, riesce a salvarlo, scappa verso la città di Kundovan. Vi ricorda qualcosa questa storiella, sebbene sia di origine indiana? L'influenza dell'India, ragazzi, è stata decisiva in tutta l'Europa sudorientale e nel Medio Oriente africano, ok? Laddove è nata davvero il cristianesimo con la K, il cristianesimo esoterico. Lo stesso Egitto faraonico, teoricamente, secondo il conte di Gobineau, studioso di egittologia, sarebbe stato fondato da imperatori indiani. Le tracce visibili 2000 anni fa poi sono state cancellate dai giudei, dai cristiani e dai musulmani corrotti. Però guardiamo un po', siamo a Nazareth, no? Poco tempo dopo, in Galilea nasce un bambino di nome Yeshua. Ok, avvertito il tiranno Erode del fatto che un giorno metterà in pericolo il suo regno, ordina di uccidere tutti i nati in quel giorno. La mamma lo pone in salvo. Guardate un po'. La storia dell'eroe del cristianesimo è un sincretismo, un'unione di cose, un palinsesto di varie personalità e di avvenimenti ai quali si pone mano mescolandoli. Adesso vi faccio quattro punti, ok, per capire che cos'è davvero il cristianesimo, quello che oggi noi non conosciamo, che è stato inoculato dal germe sionista per farne praticamente oggetto di potere. Mentre l'origine che cos'è? Probabilmente si parla di una vita di uno zelota, figlio di Giuda, di Gamala, guerrigliero contro l'impero romano, che è stato crocefisso. Quindi un rivoluzionario sociale. Poi abbiamo un maestro esseno influenzato dal buddismo che predica l'amore e l'uguaglianza nelle regioni del Mar Morto, punto numero due, e già si stringono le cose. Dal mitraismo dei romani, molto popolare, insomma, ci si appropria delle cerimonie del pane, del vino, dei banchetti al dio Sole, ed ecco la messa. E poi il gnosticismo di Alessandria porterà al concetto del demonio, del demiurgo di cui stiamo parlando noi, estratto per metà. Insomma, da quello che veniva chiamato il dio Abraxas della terra interna, dall'anima della terra, il signore della terra, okay? Il demonio. Ecco come è stato costruito originariamente, che cos'era originariamente il cristianesimo con la K, il cristianesimo esoterico, che poi è stato modificato grazie a San Paolo di Tarso e ai massoni che hanno perpetuato questa cosa, i massoni come trade union di questa schifezza, ok? Ancora oggi, anche se meno potenti, e tutto questo è stato nascosto. Al fianco di questa radice germinale ed esoterica è stato creato un tema che fosse godibile, ok? Per il grande pubblico e che lo rendesse governabile. Una telenovela, ok? Il cristianesimo moderno. Perché il cristianesimo originale avrebbe parlato, così come ne aveva parlato Krishna, della ricerca di quella totalità perduta a cui ci si riferisce anche quando si parla di clerismo esoterico, della ricerca dell'ordine sacro nero delle SS, la ricerca del Selbst di Nietzsche e di Jung, okay? Dell'unus mundus, dell'unione fra mascolino e femminino, dell'unione fra padre e figlio, la stessa persona. Ok? La capacità di ritrovare questo corpo astrale rivivificato che invece, grazie
alla introduzione di queste religioni, fra virgolette, spiritual materialistiche, fra cui il cristianesimo nuovo, l'islam nuovo, che tra poco tratteremo, il comunismo e il capitalismo, vengono praticamente utilizzati come sistemi per eliminare la nostra ricerca della nostra realtà esoterica, della nostra anima, del nostro spirito che ci mette in comune con la nostra origine indo-ariana, ok? Molto distante da quelli che sono gli automi funzionali del demiurgo Geova, il dio demonio, ok? Dei suoi servitori, con i suoi servitori sionisti. Ecco perché, ragazzi, non è solamente una questione di denaro prestato a strozzo. Se si studia, le cose si trovano e le giustificazioni sono molto più ampie rispetto a quelle quattro cose che si possono dire, e anche spesso, devo dire, persone che possono avere un posizionamento politico-sociale di un certo genere, che io posso ritenere anche gradevole, spesso sbagliano perché utilizzano questi termini in maniera assolutamente dozzinale, provocando semplicemente una facile reazione da parte di tutti coloro, altri servi massonici, la sinistra democratica, il comunismo, eccetera, che, ragazzi, fanno, come dire, panciolle, no? Si riempiono lo stomaco di queste cose se le utilizziamo in maniera sbagliata. Dopo la nostra morte, da indo-ariani, avviene la resurrezione dalla carne e avviene praticamente l'uscita in astrale mentre il corpo rimane come morto. Si può diventare dei bodhisattva, l'abbiamo visto, no? Nella parabola di Emmaus, abbiamo già detto, di Gesù Cristo, che lascia lì il suo corpo e che rinasce in astrale per essere comunque non riconosciuto, ma poi si farà riconoscere dai suoi adepti, ok? Come qualcuno che darà la prova di centralità, di equilibrio spirituale, così come dice Buddha dall'altra parte, ok? La via della centralità, la via lontana dagli estremi. Ricordiamo il nostro carissimo Ezra Pound, mi piace sempre ripeterlo, molto, molto facile è andare agli estremi, difficile rimanere nel mezzo. Qualcuno strumentalizza questa frase a sfondo meramente politico, ma in realtà il valore di questa conoscenza, legato anche alle conoscenze di René Guénon, legato alle conoscenze di Julius Evola, legato alle conoscenze del Conte di Gobineau sugli studi dell'egittologia e antidarwinisti, sono cose che paiono, insomma, abbastanza immediate. Questa è la nostra necessità, quindi la ricerca di questo sangue puro, di questa combattere l'imbastardimento, perché un'altra delle cose che ovviamente i servi di Geova devono fare è cercare di mischiare il più possibile le razze, le etnie, in modo tale che noi ci dimentichiamo sempre di più, come abbiamo visto nelle scorse puntate, di quel cordone dorato, di quella cosiddetta memoria del sangue, che è l'unica cosa che ci può permettere di giungere, di tornare lì, ok? Di uscire da questa condanna di spazio, tempo, cambiamento, ok? Di Cronos, Saturno Cronos che è schiavo di Geova, Saturno Cronos che è il capo del cambiamento, dello spazio, del tempo, dell'imbastardimento e della morte della materia. Fondamentalmente, cosa che non avevo detto prima, ma dico adesso, guarda caso, gli scienziati cosa trovano? Prima non sanno che cosa ci sia, no? Prima di questo fantomatico Big Bang. Dopodiché incominciano le leggi della termodinamica, le leggi della consumazione a vicenda, le leggi della riproduzione continuativa, le leggi della permanenza incatenata dell'anima all'interno della materia, il demiurgo, okay? Che è entrato all'interno dell'universo e ha creato questo tipo di realtà in cui noi, di cui noi siamo schiavi, siamo più schiavi nel Kali Yuga, in questo periodo oscuro, saremo meno schiavi nella prossima età dell'oro, ma è un circuito. Se non si riconosce la memoria del sangue, saremo costretti a rivivere delle vite sempre diverse, ma sempre uguali, sempre schiavi della materia, sempre schiavi della sofferenza. Chi nasce in Messico fra cazzo, quelli che
in Arcos che tagliano le braccia, piuttosto che in India dove hai fame, piuttosto che di qua, di là, insomma, nei vari posti, piuttosto che ricco, ma in realtà non cosciente della tua propria immortalità, eccetera, eccetera. Tutte queste cose sono la funzione dell'universo termodinamico da cui noi dobbiamo liberarci riconoscendo il corpo astrale. Ok? Jung ci era arrivato. Però, essendo comunque psicologo e massone, era arrivato fino a un certo punto, aveva riconosciuto quell'unione di animus e anima, come avevamo detto, ma non era riuscito a parlare abbastanza chiaro, soprattutto a se stesso. Ok? Qualcosa di molto più chiaro lo aveva fatto Nietzsche, anche se ancora oggi è fortemente manipolato e fortemente non compreso proprio perché, beh, ragazzi. Nietzsche parla in maniera talmente chiara del recupero, grazie al sole nero, alla svastica, l'evogiro, che risucchia tutto all'interno, di questo canale, energetico che ci riporta fuori dalla materialità. È talmente tanto evidente questo suo riferimento al superuomo, è talmente tanto vicino al concetto di ricerca esoterica del nazismo, che non potrebbe essere considerato come qualcuno da studiare in maniera libera. Poi, insomma, le questioni, era pazzo della sifilide, tutte queste cose qua. Nietzsche era un illuminato, Nietzsche aveva visto il confronto fra l'immobilismo originale, ok, dell'Apollineo. Di che cosa ci stava parlando Nietzsche quando ci parlava di Apollineo? Adesso voglio fare una lezione di filosofia perché non è questo il momento. Però, di che cosa ci stava parlando quando ci diceva di Apollineo, dell'immobilità, diciamo, divistica dell'Apollineo e del movimento del dionisiaco? Ok, di che cosa ci stava parlando se non del rapporto fra iperborea originale, questa è una mia interpretazione, non solo mia, anche di Serrano, di altri, parzialmente anche di Jung, ma, come dire, un rapporto fra quello che era l'immobilità astrale, ok, spirituale, originaria dell'universo, e poi l'introduzione del movimento e della termodinamica a causa del demiurgo di Geova, di questo dio demonio e dei suoi servitori. Ok? Ma visto che abbiamo parlato, insomma, il titolo è Le religioni sono una, andiamo a vedere anche l'Islam. Anche l'Islam sarà colpito nella sua dottrina a causa della distruzione del mito fondatore. Cioè, se Abramo, come dicono gli stessi sionisti in quegli studi, non esiste suo figlio Ismaele, chi giunse alla Mecca e trovò la Kaaba, la pietra nera, quel monolito, quell'aerolito che sembra tanto essere qualcosa di kubrickiana memoria, qualcosa che si avvicina molto al concetto di sole nero? Okay, questa pietra nera al centro, attorno alla quale girano in maniera concentrica loro, così come giravano in maniera concentrica tutti i cerchi del nazismo attorno al Führer, non visto in maniera piramidale, ma visto in maniera quindi legata al concetto di svastica levogiro, di quel buco che risucchia tutto, che implode e ci fa uscire verso lo spirito. Chi fu quella donna abbastanza nota, Shaiba, Sheba, quella vedova che lasciò la sua casa vicino alla Kaaba in quella che è la storia dell'Islam perché lì si fondasse quella nuova religione degli arabi, appunto, a condizione che si ricordassero per sempre i suoi discendenti come i suoi figli, i figli della vedova. Ecco i figli della vedova. Di nuovo qui troveremo però la distruzione cosciente e decisiva delle chiare tracce dell'induismo, ovviamente intervenendo i soliti noti. La Kaaba era un monolito, come abbiamo detto. Tra l'altro, sulla Kaaba erano impressi simboli e nomi sanscriti di dei ariani dell'induismo, cioè i nomi di Brahma, Shiva, Parvati, Ganesh, il dio elefante, il figlio dei precedenti, degli imperatori indiani, tra i quali il re Vrihamandritya, che conquistò quelle stesse regioni. Guarda caso, nel pilastro di Qutub Minar a Delhi, in India, ci sono iscrizioni simili a quelle che esistettero e che probabilmente esistono ancora sulla Kaaba, ok? Sulla pietra nera della Mecca di Arvastan, Arabia, c'è tutto questo. Arvastan vuol dire Arabia, terra degli Arvastanes, ok? Gli arabi.
Arva però da dove viene? È cavallo in sanscrito e Arvastan è terra dei cavalli. Arvastan, Afghanistan, Pakistan, Turkestan sono anch'essi nomi di origine sanscrita. Indicano che tutte quelle terre che oggi sono musulmane appartennero al grande impero indo-ariano, indo-vedico. Di tutte le iscrizioni che ci sono sulla Kaaba, Maometto il furbacchione, in qualche maniera già collegato psicologicamente e spiritualmente all'archetipo, al nostro amico, insomma, amico mica tanto, Geova, prese soltanto un termine, il termine Allah, per indicare il suo unico Dio. Tutto sommato, però, ancora aveva preso un termine che aveva un significato degno dal punto di vista delle ricerche tantriche dell'unione del mascolino e del femminino. Perché guarda caso Allah è proprio l'unione di lui e lei. Al significa lui, la con l'H finale significa lei. È un termine sanscrito che però, ragazzi, dove ritroviamo? Così vi faccio un altro collegamento, perché vi rendete conto anche qui da dove cazzo viene l'Islam esoterico. È un'invocazione shivaistica alla madre Durga. Si usa nei canti indù dedicati alla sposa e alla madre di Shiva. Nei tempi antichi preislamici, gli arabi, estranei alla penisola, sono civilizzati dagli imperatori vedici e convertiti alla civiltà e alla religione di Brahma. Ok? Anche la parola Abramo, che viene fuori fra le tribù ebraiche, eccetera, è evidentemente una storpiazione, una storpiatura, scusate, della parola Brahma. Abramo è inventato da quegli stessi sionisti, con errori di pronuncia e scrittura. Relativo al dio Brahma. L'Islam, allo stesso modo del cristianesimo, è stato penetrato sottilmente dall'archetipo di altre credenze. Il Ramadan ricorda gli ascetismi e i digiuni delle feste di Rama, del Ramayana, ok? E lo stesso nome Islam si scompone in che cosa? In Is, Dea, Iside, nera come Kali, ok? Come Kali, come le vergini nere, come la stessa pietra nera della Kaaba. E l'AM è il mantra del chakra Muladhara, cioè quello di quegli organi sessuali che indicano un'iniziazione tantrica, che ormai è sparita. L'AM è anche il cammino. Islam, realisticamente, sarebbe il cammino della dea Iside, di quella vedova, Shaiba, che aveva lasciato la Kaaba dicendo: creiamo questa religione esoterica, pur ricordandoci. Queste cose qua, così come sono state ricordate parzialmente dagli gnostici, da alcuni gruppi cavalleresti che poi sono stati ovviamente bruciati, messi alla berlina dal cristianesimo post-papalino come i templari, questi segreti sono stati conservati nell'Islam dai sufi, per esempio, okay? Iniziati musulmani, manichei, anche gnostici, finché mantennero la loro purezza. Mentre maomettani e cattolici hanno distrutto tutto questo inoculati dal germe di Geova. Ok? Questa tribù di nomadi, arrivati anch'essi dall'India, vicino ai Gobi, servitori del dio demonio, aveva bisogno di corrompere e controllare, ok? Fornire materiale energetico e fisico al suo dio demonio. Tutta questa storia delle religioni che sono una. E di una religione, di questa tribù nomade che le corrompe tutte, è suffragata per esempio anche dal fatto che esistono piccole comunità di controllo, così come esistono gruppi massonici di controllo, in praticamente tutte le zone focali del mondo. Ve ne cito alcune. Fra gli arabi esistono dei veri e propri convertiti giudei, come i Daggatum, per esempio, i Dommè. Potete cercarle queste cose, che vengono a essere praticamente simili all'interno del popolo islamico come lo sono i sefarditi spagnoli, per esempio, come è avvenuto per le popolazioni precolombiane dopo l'uccisione di Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, che ha la rappresentazione tipica dell'aquila
che tiene stretto il serpente della materialità, era uno spirito dell'aria, forse un gigante, così viene descritto nelle culture tolteche dell'epoca. Viene rappresentato tra l'altro anche nella libreria privata del Führer, cioè l'aquila che stringe il serpente è l'aquila originaria della libreria privata del Führer, non c'è l'aquila imperiale. Ok, c'è quell'aquila lì, segno del fatto che il cerchio interno esoterico del nazismo conosceva queste cose. Dopo l'uccisione, e diciamo, le leggende dicono che viene fornito un corpo materiale, guardate un po', a Quetzalcoatl, in modo tale che esso possa morire e riprodursi, cioè in qualche maniera simile a quello che c'è nella Bibbia, ma legato al fatto di essere di nuovo schiavo della materialità. Ok, quindi una involuzione rispetto alla sua condizione di vira, vi ricordate quello che vi ho detto prima, di sua vera condizione di figlio degli dèi, subito dopo le dinastie divennero carnali, divennero terrificanti, fecero sacrifici umani tipici degli aztechi che sono molto, molto, molto simili ai sacrifici che vengono richiesti al popolo di Israele e agli altri popoli, schiavi del popolo di Israele, ma mai considerati come pari, da Geova, il sanguinario. Ma non è finita qui, ragazzi, ci sono i Rastafari, per esempio, in Giamaica, sicuramente meno spinti dal punto di vista politico, ma evidentemente vicini a questo tipo di religione come centro di controllo. Nell'India ci sono i giudei Bene Israel, per esempio, ok? Molto dissimulati, ma ci sono, in un ambiente in cui in realtà l'uguaglianza fra persona e persona è immediata, ma in termini spirituali, non materiali, quindi non quell'uguaglianza mischiata di razze che vogliono ottenere loro per farci dimenticare chi siamo e distruggere l'Occidente e quant'altro. In Grecia si installano in Macedonia, ok? A Monastir. Guardatevele tutte, magari riguardate la puntata, guardate questi nomi, non vi sto ovviamente dicendo cazzate, sono tutte cose confrontabili. Li andrete a ritrovare punto per punto, zona per zona di controllo. Tra le persone di colore africane ci sono i Falascia, ok? In Cina e meno in Giappone, perché in Giappone vengono considerati comunque praticamente metà fra animali e umani, ci sono i Tiao Qiu Qiao. Okay, che vengono praticamente originariamente considerati appunto come metà uomini e metà animali, anche se l'antisemitismo, che dovrebbe essere chiamato antisionismo per essere più corretto, l'antisemitismo non è così diffuso, nonostante il fatto che il Giappone, sia, stato alleato evidentemente della Germania e dell'Italia fascista durante la Seconda Guerra, Mondiale. Ok? Abbiamo parlato appunto degli aztechi. Però gli islamici hanno un punto di vantaggio, secondo me, rispetto a noi, perché hanno la pietra nera, hanno il ricordo originario della svastica Levogiro, del sole nero, della possibilità di aver conservato praticamente per mezzo di questa segreta minoranza iniziatica, sufi principalmente, il mistero della Kaaba, la pietra nera, il sole nero. Di che cosa volete che ci stesse parlando in qualche maniera anche Kubrick stesso, ok, con quel monolito, indipendentemente dalla strumentalizzazione, con quel monolito di Odissea nello spazio, ok? In che momento esattamente però i sionisti divennero robot genetici? Okay, per così dire, nella storia di Serrano, eccetera, un golem di Geova. Senza dubbio, molto prima del patto rinnovato, cioè nel momento stesso dell'apparizione dell'uomo sulla Terra. Cioè, il gran rischio che corre Geova, come abbiamo già detto, è che si deve imparentare, cioè deve far imparentare la sua gente con gli altri uomini. E qui il suo esperimento può fallire, anche perché i rabbini, come abbiamo già detto, lo sanno. Che la risposta oggigiorno che la popolazione ebraica ortodossa dà i semiti che non sono, per esempio, ashkenaziti, danno rispetto ad alcune delle disposizioni belliche dello Stato ebraico e tutto ciò che viene fatto. Quindi il rischio comunque per loro è da due parti, ok? E devono stringere la corda.
Da qui viene la necessità sempre più urgente di provocarlo un conflitto mondiale. Guardate che cosa sta succedendo in termini economici, di distruzione delle identità, di combattimento alla riproduzione naturale, di guerre qua e là, di crisi economiche mirate in alcuni stati che non si allineano direttamente con l'unità comunistico-capitalistica al mondo. Guardate un po' che cosa succede, che cosa sta succedendo e come sta escalando il conflitto. Questa religione dell'Olocausto che hanno costruito alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che è andata bene per 70 anni, qualche dubbio lo sta lasciando nella popolazione, ok? Sta per fortuna incominciando a creare qualche dubbio, perché ripeto, qua non stiamo parlando di denari a strozzo, qua stiamo parlando di una guerra identitaria e spirituale mondiale, che è presentata in maniera molto, molto chiara da queste cose, per quanto ce ne siano veramente tantissime. Io questa sera ho cercato di mettere assieme una serie di punti che facciano riflettere. Ok, sull'origine delle religioni e su come sono state inoculate dal germe di questa schifezza. Il professor Jung si preoccupava del fatto che il mondo occidentale fosse interrotto nel suo sviluppo, no? Del paganesimo, da questa imposizione di quest'altra cultura, di Yahweh. Mentre noi possiamo riporre molta attenzione, molta fiducia nel mondo indiano, perché in quel mondo praticamente il paganesimo, da quel punto di vista, si è sviluppato senza interferenze. Nell'India e similari, l'uomo si trova meno individualizzato, senza coscienza del suo proprio io, è avvolto nel cosiddetto incosciente collettivo, che era quello di cui si parlava quando dice Hitler era posseduto da un tentativo di far rinascere l'incosciente collettivo globale ariano in Europa per combattere il materialismo. Evidentemente queste creazioni millenarie dell'incosciente collettivo lo mettono direttamente in contatto con gli dèi, e guardate quello che è il livello di spiritualità orientale automatica delle idee che appaiono, che non vengono pensate, così come viene testimoniato anche dall'antroposofia, dalla teosofia, dal sufismo, dall'agnosticismo, da tutte queste correnti che hanno più o meno a che fare con la nostra origine reale, esoterica in Europa, ma che in qualche maniera sono state corrotte o non sono più quello che erano anche a causa dell'intervento delle massonerie. Ok? Da questo punto di vista, per andare a chiudere, dobbiamo correggere la credenza che le SS hitleriste fossero state fondate con un corpo di protezione del Führer. Lo avevo già anticipato. I veri fondatori dell'ordine in realtà aspiravano a un'altra cosa, aspiravano al ritorno al superuomo, alla condizione del corpo astrale. La svastica Levogiro, che gira in direzione contraria alla rotazione della Terra e indica il ritorno a Iperborea, ci rivela che si tratta di superare questa involuzione, questo passaggio da Divya a Vira, okay? Quindi giganti, Nefilim, eccetera, uomini indoariani e uomini incrociati, uomini di Neanderthal, eccetera. Altro percorso sarebbe da aprire in relazione alla consapevolezza spirituale, per esempio, dell'età della pietra, ai monoliti, all'isola di Pasqua, a tutte queste cose che vengono attribuite a origine extraterrestre. Da un certo punto di vista si può pensare a un'origine extraterrestre, ma l'origine extraterrestre non è biglinocentrica, come dire, da questo punto di vista, secondo me, è più un'origine pura dello spirito, di quello che noi eravamo quando eravamo spirito, prima di diventare formiche, ok? Metaforicamente, ovviamente. La svastica Levogiro è la stessa svastica del Bo, no? Del Tibet pre-buddista. SS significa Schwarze Sonne, il sole nero dei tibetani e degli iperborei, degli Aino, ok? Questi esseri superiori, guardate qua per chi conosce Tolkien in riferimento agli Ainur, il canto degli Ainur, ci riporta quindi alle ricerche, alle scritture letterarie di un grande iniziato, pulito, iperboreo, come Tolkien, conscio della sua memoria del sangue, la stessa pietra nera della Kaaba. Anche l'uniforme nera, il teschio e le ossa sono una chiave segreta diversa da quella che conosciamo.
e che ci è stata riferita a causa della manomissione della storia, okay? In termini di senso di colpa. È la rappresentazione della mortalità del corpo per andare a ritrovare quello che è il nostro vero, la nostra vera immagine astrale. Okay? Per chiudere, nel tempio castello di Webelsburg, laddove avvenivano la principale quantità delle cerimonie SS, ci sono 12 pilastri come i 12 apostoli, come i 12 cavalieri di Re Artù, seggi di pietra intorno a uno spazio rotondo destinato al fuoco in cui c'era uno svastica leggogiro che si accendeva e faceva scendere fino all'apertura in altra con un altro svastica leggogiro il cosiddetto il fumo attraverso il tubo che faceva salire verso il sole nero, verso l'astrazione. Ok, e la meditazione runica, la meditazione che potremmo dire a questo punto una meditazione tantrica vera e propria dei cavalieri SS, avveniva per mettere in pratica questa ricerca. Che siano riusciti a trovare l'immortalità, come qualcuno dice, come dice anche Serrano, questo non lo possiamo sapere. Lo tratteremo sicuramente in altre puntate dell'Italianismo in cui mi focalizzerò di più su realtà virtuale, su quello che significa transumanesimo, su quello che possono significare gli UFO, quindi i Vimana, trattati nella Bhagavad Gita, i cosiddetti oggetti celesti che vengono spesso, troppo spesso, utilizzati come simbolo di extraterrestri, ma che probabilmente sono in realtà il veicolo semplice del corpo astrale, di qualcuno che ha oltrepassato la soglia. Di una serie, insomma, di queste informazioni, dei giganti, dei Nephilim, di tutto questo. Magari faremo proprio una puntata in cui cerchiamo di capire, alla luce del serranesimo, dell'italianismo esoterico, eccetera, come si possono interpretare tutti questi contenuti cosiddetti extraterrestri. Ok? Per chi vuole vedere che cosa significa la ricerca, il ritorno all'uomo che verrà. Quindi l'uomo che deve tornare lì, un altro bel libro interessante, non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere, ma ve lo rifaccio vedere, di Miguel Serrano, è Manu, per l'uomo che verrà, l'uomo che è crocefisso sulla volontà totale di ritorno alla propria essenza astrale. Ok, ragazzi? Io spero che la puntata di questa sera non sia stata eccezionalmente complessa, ma che abbia spiegato perché io ho voluto dare questo titolo e questa unione di contenuti fra le religioni e il modo in cui sono state sporcate e ancora oggi vengono utilizzate, soprattutto andando a vedere come sta andando la realtà in cui viviamo, ok? Perché quello è il fulcro. Guardare la realtà ci fa capire, al di là di qualsiasi altra cosa che possa essere indicata come materiale razzista, eccetera, la realtà come sta andando? Chi la controlla? Chi ha in mano i mezzi? Chi ha in mano le leggende? Chi le modifica? Per quale motivo? Ok? Evidentemente queste cose non possono essere lasciate da parte. Ok? Io vi ringrazio, mettete un like se vi è piaciuto quello che ho fatto e faccio. Ovviamente unitevi anche a Bellum Perenne, l'altro canale di attualità, se vi fa piacere ascoltare una porzione un pochettino più aggressiva dei miei contenuti. E io vi do un bacione per questa notte, andiamo con la sigla. Grazie mille per essere stati con me. Hitlerismo esoterico, parte terza. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao ciao.